Buongiorno, a Rovigo oggi abbiamo Ivaldo Vernelli, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che il 31 maggio prossimo ci sarà l'elezione della giunta, sindaco e consiglio comunale del comune di Rovigo. Buongiorno Buongiorno. e grazie dell'invito. Prego. Allora, il Movimento 5 Stelle ha scelto come candidato sindaco appunto Ivaldo Vernelli, 59 anni, originario di Senigallia, ma è residente a Rovigo già dal 1968, quindi praticamente un rodigino. Attualmente direttore organizzativo del Teatro Stabile di Verona, una quasi laurea in biologia, mancava solo la tesi, però ha cominciato a lavorare, e una partecipazione nella casa editrice triestina Asteiros. Molti si ricordano di Vernelli come assessore alla cultura, al teatro, all'ambiente dal 1990 al 1993, nelle giunte di Carlo Brazzarotto e Lorenzo Liviero, sotto il vessillo dei Verdi, il partito del Sole che ride. Cominciamo subito con la prima domanda. Che idea ha di Rovigo? Come la vuole far diventare entro i prossimi 5 anni? Negli ultimi 20 anni ho lavorato fuori città, ho lavorato a Trieste, ho lavorato a Verona, ho lavorato a Mestre e la sensazione che da lontano si ha di Rovigo è di una città secondaria, di poca importanza. Io penso che invece non lo sia, penso che abbia delle qualità notevoli sia dal punto di vista della storia, sia del paesaggio, dell'urbanistica e quello che la città deve diventare è quello che è nel cuore di tutti i cittadini, una bella città. Il punto, il cuore a questo punto, il punto nevralgico del suo programma qual è? Sicuramente la qualità della vita, oltre al tema fondamentale dei 5 Stelle, l'onestà, la partecipazione, però questi sono temi che immagino che chi ci ascolta sappia che noi difenderemo con tutto il cuore. Ma la qualità della vita è un tema importante perché Rovigo, il suo territorio, da ormai diversi anni è fermo a metà classifica, subito sopra le città del sud Italia. Eppure è strano perché c'è una buona vivibilità, non c'è traffico, non ci sono grossi problemi di sicurezza, ci sono servizi discreti. E il problema è la mancanza di imprenditorialità diffusa, la mancanza di lavoro per i giovani, è una situazione di impoverimento progressivo. E quello che noi vogliamo fare è reagire, e reagire con tutto quello che eleva la qualità della vita, i servizi alle persone, alle famiglie, i servizi di interesse pubblico. Ma soprattutto una terapia d'urto sulle questioni legate all'ambiente e alla cultura. In città noi abbiamo diversi luoghi abbandonati, situazioni di degrado proprio fisico degli edifici, patrimonio a volte privato ma tante volte pubblico. Lei ha qualche cosa in cantiere relativamente a questo tipo di problema? Sì, certamente è legato a quello che le stavo dicendo sulla mancanza di imprenditorialità. E anche aggiungerei a una certa impreparazione della classe politica e a un utilizzo non pienamente adeguato dei pochi mezzi a disposizione delle risorse finanziarie pubbliche. La questione principale è come riportare questi luoghi e queste situazioni, diciamo, territoriali e ambientali diffuse a una piena vitalità. Lo si può fare soltanto con l'aiuto delle associazioni di volontariato, delle realtà commerciali più evolute, più avanzate, delle imprese sociali, della piccola imprenditoria, delle start-up, delle realtà che hanno bisogno di un momento di avvio, di innesco per poi prosperare, ma soprattutto hanno bisogno di una città dinamica, aperta al turismo e che possa crescere nel piano delle relazioni, del commercio anche al di fuori della propria piccola realtà territoriale o del rapporto con le frazioni. Rovigo è una città che non ha relazioni profonde nemmeno con la propria provincia, né con l'Alto Polesine, né col Basso Polesine, né con Ferrara, né con Padova. Rovigo è una produttrice di lavoro pendolare esportato. Bisogna ritornare a fare in modo che Rovigo possa essere un centro di richiamo per un turismo di qualità. Voi sentite il problema della sicurezza che i cittadini accusano? Devo dire sì, perché se negli ultimi mesi, mi è capitato personalmente di assistere a piccole situazioni di piccola delinquenza, devo dire che se fino a un anno fa non lo consideravo un problema, oggi comincia ad esserlo. Quindi c'è un degrado che probabilmente si sta estendendo
non è ai livelli di guardia delle altre città più grandi, però non dobbiamo essere impreparati. Il rimedio è molto semplice, è un utilizzo diverso della polizia municipale, non come propongono alcuni con la militarizzazione della città, ma una presenza sul territorio diffusa della polizia municipale. Questo è un problema che abbiamo visto anche in rapporto con le frazioni, anche alla qualità delle strade e sostanzialmente alla rispondenza tra la città e la sua fruibilità. I vigili debbono fare quello che è nel loro regolamento, nel loro compito, essere presenti. La seconda questione è un uso migliore delle tecnologie, il fatto di poter avere delle telecamere ci dà la possibilità di, non solo di avere delle prove o dei riscontri per piccoli episodi che dovessero verificarsi, ma anche un effetto di dissuasione. L'ultimo elemento fondamentale è quello che noi consideriamo un rapporto di buon vicinato, cioè il fatto che si smetta di essere isolati in casa propria e si riprenda una vita di comunità per cui ciascuno è di sostegno e di aiuto per il vicino. Il regolamento di Interporto vieta in pratica le attività produttive di un certo tipo. Lei è per cambiarlo o tenerlo così com'è? Beh, siamo più espliciti, vieta le attività particolarmente inquinanti e dannose per la salute. Ovviamente sì, sono per tenerlo nelle condizioni in cui è, perché è l'unica garanzia che abbiamo di non insediare in una parte della città che è stata già largamente compromessa a delle situazioni che possono poi produrre dei danni. Noi consideriamo che Rovigo è al 18° posto in Italia per inquinamento. C'è una situazione di mortalità per tumore sopra la media e c'è sicuramente un effetto poco conosciuto di un degrado ambientale diffuso. Quindi sicuramente sì, chi non vuole mantenerlo ha delle idee pericolose in mente. Se diventa sindaco, il passante nord lo fa e se lo fa dove? Le risponderei di no, che non lo voglio fare, però non essendo uno sciocco mi rimetterò a una valutazione tecnica, però a prima vista non credo che sia necessario, penso che sia stato un errore clamoroso, abbiamo speso soldi a non finire per dei progetti sbagliati, sicuramente non deve essere fatto a detrimento degli aspetti, delle qualità naturali, ma credo che non sia necessario, e si diceva in un incontro fatto con il Comitato per la Rinascita di Rovigo recentemente che forse è più utile, e anche con l'Associazione API Architetti per Esigenza, che probabilmente è più utile intervenire sul ponte sull'Adige e con una rotatoria fatta come si deve per garantire che un ponte allargato o raddoppiato consenta una maggiore fluidità del traffico. Credo che non serva, passante notte. La proposta giusta è invece la vostra proposta per la caserma Silvestri? Ma intanto dobbiamo cercare di capire se è un bene utilizzabile oppure no, perché qui le voci si rincorrono. Noi come 5 Stelle siamo andati a vederla, abbiamo avuto l'autorizzazione dal Demanio, siamo stati un intero pomeriggio all'interno e devo dire che la prima cosa che farei è abbattere il muro di separazione. Già semplicemente questo restituisce alla città un polmone, un cuore, un'identità che molti cittadini non sanno di poter essere così vicina e così fruibile. Ci sono dei campi da tennis, c'è un parco con degli alberi secolari, proprio in una zona dove sono stati abbattuti degli alberi senza che buona parte della cittadinanza abbia potuto intervenire. Quindi restituire una dimensione verde alla città. Ma poi anche i volumi costruiti, utilizzabili in una forma molteplice, sia per spostare dei servizi o delle entità pubbliche che possono trovare quindi anche una forma di risparmio nel nostro bilancio, ma anche per introdurre, più che la residenza, anche se la residenza parzialmente potrebbe anche rientrarvi, introdurre delle attività qualificate, quelle che debbono far parte del nostro programma di sviluppo economico privilegiato, quindi le start-up giovanili fondamentalmente. Lei intende sviluppare Rovigo a sud dal punto di vista commerciale oppure no? Tendenzialmente no. E cosa ha progettato per la famiglia, per quelli in difficoltà, per bambini, anziani? Non credo che il comune debba intervenire direttamente con modalità clientelari o con contributi a pioggia. Deve favorire, quei servizi sociali che oggi mancano e quelle condizioni che consentano alle donne di poter lavorare, anche se part-time, e di poter nello stesso tempo seguire la famiglia e aumentare la propensione alla maternità. Sono ricette che ormai sono abbondantemente conosciute e che basta introdurre con un welfare corretto anche nella nostra città.
Per il centro storico, invece, per il commercio, per rilanciare il centro, qual è la sua idea principale? So che ne ha diverse. Ne ho tre: turismo, turismo, turismo. Per fare questo occorre, per esempio, riempire il corso del popolo con qualche cosa di significativo. La nostra proposta è, Un corso del popolo aperto o chiuso, che anche ma qua c'è. ovviamente chiuso al traffico, perché il corso del popolo chiuso al traffico significa allargare la fruibilità di tutta la città, dalla zona della rotonda fino alla zona della chiesa di Cappuccino. E per noi dovrebbe essere un museo a cielo aperto di installazioni di arte contemporanea particolarmente grandi, di quelle che non possono restare al chiuso, su un bando e un progetto internazionale e con l'utilizzo per la loro realizzazione delle imprese che si occupano di materiali normali per l'edilizia, ceramica, legno, vetro, tutte quelle strutture di produzione che non potranno più lavorare per la costruzione di una città più grande perché è già troppo grande la nostra città come consumo del territorio. Nel programma dei 5 Stelle è prevista la chiusura delle buche e il risanamento delle strade. Qualunque movimento o partito che non lo faccia sarebbe cacciato fuori di popolo, sicuramente sì. E i soldi però dove vanno reperiti? I cittadini non sanno che per rimediare a degli errori clamorosi, la piscina Baldetti, la cosiddetta voliera, il progetto per il passante nord, il Comune di Rovigo ha speso milioni di euro, solo per la piscina Baldetti 1.400.000 euro. Quindi smettere di fare errori già significa liberare delle risorse. L'altra ipotesi è rinegoziare con le banche dei mutui che sono particolarmente onerosi e quindi smettere di spendere soldi in interessi passivi che non sono proficui e produttivi per la città. Secondo lei il rapporto con i dirigenti del comune va ristudiato, ricalibrato? Sì, ma anche qui il rimedio è banalissimo. Il premio ai comuni va assicurato solo se si riduce il costo della fiscalità. I dirigenti aiutano l'amministrazione a ridurre la TARI, a ridurre l'IMU, hanno diritto a un premio di produzione, non ce l'hanno, il loro intervento deve essere ovviamente penalizzato di conseguenza. Se va al ballottaggio, farà accordi con qualcuno? Con nessuno, l'impostazione di 5 Stelle è non fare accordi con nessuno, per quello che riguarda invece la scelta degli assessori più competenti, farò accordi con tutte le persone che hanno dei progetti interessanti e che quindi possono candidarsi. Io in questo momento non ho nessun assessore in mente. Sì, abbiamo visto la sua proposta Sì. di accetto curriculum Non ha risposto nessuno, forse perché pensano che non che sia uno vincerò, però scherzo. spero di deluderli, No, insomma. Ecco. anche Però magari che sia uno non è uno scherzo. scherzo, è la verità. So che ci sono tante persone competenti che non si avvicinano alla politica, è ora che si sbrighino a farlo. Secondo lei, qual è la sua idea più originale? Il risanamento dell'Adige e del Po. È incredibile che noi per 50 anni abbiamo dimenticato che siamo vicini a due fiumi che potrebbero essere all'origine anche di una rinascita economica per l'Italia, se solo si progettasse la rinaturalizzazione di questi fiumi che sono i bacini idrografici di tutto il nord-est e di tutto il nord Italia. I suoi detrattori cosa dicono di lei? Non so, mi vogliono bene tutti. E finita la campagna elettorale, depositerà il documento con le spese. E quali importi segnerà? Abbiamo previsto di spendere 3.500 euro, sono sostanzialmente delle spese obbligatorie, buona parte sono dei bolli per documentare il fatto che le nostre fedine penali sono pulite. Perché i rodigini dovrebbero fidarsi di lei e votare quindi lei piuttosto che gli altri 9 candidati? Ma hanno visto gli altri. Grazie, grazie a Ivaldo Vernelli. Grazie a voi.